Sono un poliziotto. Il lavoro prima di tutto. Quando sei in servizio lo capisco, ma quando sei qui, non sei qui. Ciao papà, ti voglio bene, vorrei che fossi a casa. Voglio vedere l'agente Sarci. Ho conosciuto molti preti, tu non sembri il tipo. Io molti sbirri e neanche tu sembri il tipo. Ogni notte cammino in mezzo alla feccia, ho visto cose orribili. Ma nulla che la natura umana non spieghi. Non hai visto il vero male? Questa pazza si lamenta per una serie di strani rumori. Dopo di lei. Scritte che non capisco. Ho sperimentato due tipi di male in questa vita. Il male secondario, quello che fanno gli uomini, e il male primario, che è tutta un'altra cosa. Non puoi combatterlo nel solito modo. Sentirai tre voci, una di esse appartiene a una bambina di 5 anni. Ogni cultura, ogni religione ha praticato l'esorcismo. Sento una presenza oscura dentro di me. Mi sta succedendo qualcosa. L'hai visto, vero? Hai come un sesto senso. Ma questo ti espone al rischio. La tua famiglia è in pericolo. Mamma! Iniziamo. Qual è sto nome? Benvenuti! Oggi la notizia farà felici soprattutto i veri Trekkie fan, perché il regista Roberto Orci, successore di J.J. Abrams, ha iniziato a parlare del nuovo progetto di Star Trek 3, terzo capitolo di questa nuova era che sarà ambientato completamente nello spazio più profondo e misterioso. Ad affiancare il regista nello sviluppo di questa nuova storia saranno gli sceneggiatori Patrick McKay e J.D. Payne. E si spera che il film possa essere pronto per il grande schermo entro il 2016, cioè, lo sapete, il 50° anniversario di Star Trek. Contenti, eh? Lo so. A presto con altre news!